Grazie Paolo Sorbi. La prossima relazione di Francesco Mores, dico subito per il suo tramite portiamo i saluti di Marco Roncalli, presidente della Fondazione Giovanni XXIII, che di recente è stato qui a Potenza per il premio Basilicata. Mores che affronterà, diciamo, questo rapporto da un taglio a partire dall'erudizione. E dunque, un acuto senso della realtà, Togliatti, De Luca e l'erudizione. La parola a Francesco Mores. Grazie, un attimo. Dunque, la storia del rapporto tra Palmiro Togliatti e Don Giuseppe De Luca può contare su una serie non piccola di memorie che consentono di sapere molte cose sul legame tra i due. Il convegno che ci vede riuniti oggi rappresenta l'ultimo atto di un percorso ormai lungo. Sappiamo molto del rapporto tra i due, ma poco della storia morale, che non significa moralistica, di questo legame. Uso l'aggettivo morale, e dunque il sostantivo moralità, perché è da essi che sono partito per cercare di mettere insieme una definizione di erudizione, che il vocabolario d'uso definisce conoscenza, possesso solido e sicuro di un'ingente quantità di nozioni riguardanti una o più materie. Dico subito che questa non è l'erudizione di Don Giuseppe De Luca, con due passaggi del testo che dà il titolo tanto al convegno quanto alla relazione che presento. Ecco il primo passaggio. È vero, questioni di religione non ne affrontavamo. L'ultima volta che ci vedemmo ci fu una certa malizia da parte mia. Questo è sempre Togliatti che parla. Avevo da poco letto i trattati antimanichei nella recente edizione che ne è stata fatta in Francia. Pensare a un segretario politico che legge i trattati antimanichei di Agostino, devo dire, fa una certa impressione oggi. Nel citare una espressione di Sant'Agostino, nella quale coglievo il germe, e un germe ben dispiegato, di dottrine hegeliane, lasciò cadere. Ed ecco il secondo passaggio, invece. In questo modo io capisco ora, e credo di collocare giustamente, nell'immagine che mi è rimasta di lui, quel suo acuto senso della realtà e quei suoi giudizi diretti, crudi, a volte persino violenti, e che colpivano in tutte le direzioni, che non creavano una barriera, però anzi, portavano a comprendersi meglio. Creavano una condizione, un animo tali che consentivano di guardare assieme, lontano, a mete comuni. Ormai diversi anni fa, e ripetutamente, nel 72, nel 74 e nel 1991, Romana Guarnieri riportò quasi tutto l'intervento di Togliatti nel suo Profilo fondamentale di De Luca. Omise la frase che dà il titolo all'incontro di oggi, che è inserita in questo contesto, dice Togliatti, ma eravamo approdati a diverse rive, lui sacerdote e io non credente. Ed ora mi chiedo ciò che conversando e discutendo con lui non mi ero chiesto mai, perché non potessimo così ampiamente comunicare e trovare contatto. È vero. E omise anche il passo nel quale Togliatti ricordava la discussione interrotta avuta con De Luca sui trattati antimanichei, che ho già citato, letti probabilmente nella versione francese pubblicata dall'editore Brepols, che è il 17° volume della Biblioteca Agostiniana. Su Agostino Hegel e commentò il testo, Romana Guarnieri intendo, così riportato con un giudizio molto preciso, dice Romana Guarnieri. Togliatti, scrivendo nel 62, tra Vienna e Yalta, pur senza nulla travisare, in realtà è 63, sapete, tuttavia non dice tutto e si capisce, non soltanto questioni culturali animavano i loro discorsi, di ben altro si trattava. Di ben altro abbiamo sentito e sentiremo parlare ripetutamente. Dunque ciò che io vorrei fare è occuparmi precisamente di questioni culturali, che mi pare possono essere intese solo a tre condizioni. Primo, considerando il titolo della giornata di oggi e il contesto nel quale esso è collocato. Secondo, non scartando la possibilità che molte questioni culturali possono essere anche questioni di religione. Terzo, ragionando come se nel rapporto tra Togliatti e De Luca questioni culturali e questioni di religione possono stare insieme proprio in virtù di un acuto senso della realtà e di quelli che appunto Togliatti chiamava giudizi diretti, crudi, a volte persino violenti, che colpivano in tutte le direzioni. Per questa ragione non parlerò subito di un segretario di un grande partito che discute con un grande sacerdote ed erudito dei trattati antimanichei di Agostino e di dottrine hegeliane, ma delle implicazioni più ampie che un modo di discutere e di guardare le cose porta con sé. Questo modo di procedere potrà apparire singolare, ma non è eccentrico né isolato. Poco più di un anno fa, nel corso di una presentazione del primo volume degli scritti di uno degli studiosi più cari a De Luca per le sue edizioni di storia e letteratura, Augusto Campana,
sono state evocate le due linee di forza che subito dopo il secondo conflitto mondiale avrebbero attraversato la cultura italiana e il suo contesto politico. Il contesto degli anni 40, immediatamente prima del 1948, o meglio prima del 18 aprile 1948. Ci sarebbe stato allora uno scontro sull'interpretazione generale della storia d'Italia, mediato dalla figura e dall'opera di Francesco De Sanctis. La Terza dei Naudi, con Luigi Russo e Carlo Muscetta, furono impegnati in due imprese editoriali che, neppure troppo sotterraneamente, si richiamavano, proprio per il tramite di De Sanctis, a una linea che era stata autorevolmente proposta da Palmiro Togliatti, cioè una tradizione nazionale che, particolarmente meridionale, teneva insieme Spaventa, a De Sanctis, La Briola e Gramsci per aggirare Croce. Contrapposta a essa sarebbe esistita una linea che in vario modo respingeva De Sanctis, come testimoniato da un altro degli autori di De Luca e dell'edizione di Storia e Letteratura, cioè Giuseppe Bilanovic, in un incontro in memoria di Augusto Campana tenuto nel 1995, quando Bilanovic affermò, citando una lettera a De Luca del 47, che questa è una citazione da Bilanovic: «In giovinezza, lavorando su Teofilo Folengo, avevo scoperto il valore della nostra vecchia tradizione, e cioè ero entrato con intensa simpatia nel mondo anteriore alla storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis». Mi scuso per la confusione degli argomenti e dei nomi che ho messo in fila, ma credo sia importante non sovrapporre il problema dell'interpretazione di De Sanctis con un problema che fa velo ad altre possibili interpretazioni. Non è caso che per difendere lo status quo delle due linee politicamente contrapposte sia stato evocato, presentando gli scritti di Campana, lo studioso che insieme a Bilanovic rappresentò per De Luca uno dei punti di riferimento nell'immediato dopoguerra, cioè Carlo Dionisotti. È un'opera, Geografia e storia della letteratura italiana, che indica una via in parte alternativa a quella di De Sanctis. Va subito precisato che l'indicazione non giunse nel 1948, ma nel 1967, quando tutto era cambiato da 20 anni prima. Togliatti e De Luca erano morti, e c'era stato il tempo per celebrare quest'ultimo con un volume che è ancora oggi fondamentale per capire che cosa sia stato Don Giuseppe De Luca e quale sia stato il suo rapporto morale con Togliatti. Che cosa poteva tenere insieme Don Giuseppe De Luca, Dionisotti e Palmiro Togliatti? Mi pare che la risposta vada cercata nella raccolta di ricordi e testimonianze pubblicata dall'editore Morcelliana, un altro editore che a De Luca deve qualcosa, diciamo, nel maggio del 63, alla quale partecipò anche Togliatti insieme a Dionisotti. Il contributo di Dionisotti si intitolava Il filologo e l'erudito ed è senza dubbio lo scavo più penetrante condotto sull'ultimo De Luca. Non mancano gli accenni su De Luca degli anni 30, sul quale secondo me molto rimane ancora da fare, ma è agli anni della guerra che l'autore punta senza indecisioni, forse perché conobbe Don Giuseppe negli stessi mesi nei quali lo conobbe Togliatti, nel 44, prima di Natale probabilmente, quando la riflessione sul rapporto fra filologia ed erudizione, che è centrale per la nascita dell'edizione di Storia e Letteratura, e la pressione del contesto, il contesto della guerra intendo naturalmente, erano troppo forti per non venire registrati anche a distanza di quasi un ventennio. E dice Dionisotti, secondo me, con parole assolutamente centrate: la crisi era aperta, non dalla stanchezza e sazietà del discorso di chierici senza arte né parte, che avevano nella stragrande maggioranza tradito la loro missione, ma dai fatti, dalla marea montante delle violenze e dell'odio, del barbarico azzardo cui era commesso il destino di popoli cosiddetti civili. Non era chiaro come si potesse in Italia uscire dalla crisi, ma era chiaro che non ne saremmo usciti per virtù di charle accademiche. Di fronte a una guerra che, disse Dionisotti nel 63, era una guerra religiosa e mondiale, quale argine poteva opporre la nuova filologia? Non era forse il concetto stesso di linea ad essere scavalcato dagli eventi? Il punto mi pare importante e spiega molto di ciò che avvenne anche a guerra finita. Continuare a ragionare in termini di linee e punti di frattura non porta molto lontano, come non porta lontano il rifiuto di generalizzare la definizione che di erudizione diede Dionisotti nel 63. Per Dionisotti l'erudizione era, e questa secondo me è una definizione centrale e attualissima, l'erudizione era una disponibilità individuale non delegabile all'incontro con uomini remoti e diversi, nel loro, non nel nostro spazio e tempo, nel loro, non nel nostro linguaggio. L'erudizione, però, dice anche Dionisotti, era anche una forma di carità, e la connessione con il concetto di pietà è evidente, però dice Dionisotti, secondo me sempre giustamente, carità armata,
perché è militante e anche l'erudizione, e non è carità quella che scende a patti con incompetenza prepotente e insidiosa. Così concepita, l'erudizione era la chiave d'accesso per comprendere la storia d'Italia. La storia d'Italia, ecco il punto. La sua conoscenza prescinde evidentemente dall'adesione a una linea, comunque possibile. Dovrebbe, sì. E non può essere fatta senza ricorrere all'erudizione, che spesso è necessaria. Che non è un affare solo di preti, uso preti, no, non sacerdoti, preti, ma una disponibilità individuale e perciò universale. Non è strano dunque che anche nella recente raccolta di lettere di Palmiro Togliatti venga pubblicata per prima con evidenza, forse perché è la prima, tra le lettere di De Luca a Togliatti, la lettera con la quale De Luca il 19 gennaio 49 descriveva a Togliatti le sue edizioni come una serie di volumi, dice De Luca, di preparazione erudita e strettamente erudita, quasi raccolta di materiali, nuovi materiali però, nei quali trovavano, o avrebbero trovato posto per prima cosa, perlomeno in questa lettera, studi economici, questo è sempre De Luca che parla a Togliatti, studi economici o meglio di storia economica, di Cessi, Lazzarini e Re, la bibliografia del movimento operaio in Italia, con prefazioni di Cantimori, dice De Luca, cosa veramente tecnica, veramente un po' impressione, una ricerca di Sagitta sulle origini delle teorie comuniste in Italia nel primo Ottocento, con documenti e testi nuovi. E studi economici, quindi, ai quali, al di fuori della lettera di De Luca, si saldavano studi che dalla nuova filologia, per nuova filologia si intende Schiaffini e Contini, diciamo, per semplificare molto un panorama che fosse un po' più complesso, dicevo appunto studi che dalla nuova filologia andavano alla nuova erudizione benedettina, in un crescendo che portava appunto da Schiaffini, che fu uno dei collaboratori, diciamo, principali di De Luca nella prima fase, quantomeno, delle edizioni, fino al padre André Villemar, che era benedettino, grande erudito, anche restando saldamente nella linea quindi Spaventa, De Sanctis, Labriola, Gramsci, era possibile occuparsi del pensiero di Labriola ricorrendo all'aiuto di De Luca su un punto specifico. Rinascita, quando era ancora mensile, nel maggio 54, ospitò un intervento di Togliatti che fin dal titolo riecheggiava il costume dell'erudizione ottocentesca, le fonti di un pensiero originale. Il pensiero era quello di Labriola, ripercorso attraverso il confronto con Hegel, Herbart, Marx ed Engels, alla ricerca almeno di una fonte, cioè, dice Togliatti, di punti di contatto che si possono rilevare con l'opera di altri uomini di pensiero. La ricerca portava a revocare in dubbio alcuni giudizi di Croce, circa una presunta asistematicità del pensiero di Labriola, scosso da un continuo movimento sussultorio, diceva Croce, e a scoprire non semplici nomi e accostamenti esteriori. Fin dal 1906 era noto che Labriola aveva ricevuto la sua prima educazione filosofica a Montecassino, da Simplicio Pappa Lettere, insegnante, monaco benedettino, insegnante, poi abate del monastero, dimissionato a forza dal Papa. Grazie a De Luca, menzionato apertamente in una nota al termine dell'articolo, fu possibile precisare meglio che Pappa Lettere era un liberale, tra virgolette naturalmente, in stretti contatti con Pio IX e con alcuni seguaci di Anton Günther, legame quest'ultimo che lo costrinse a gettarsi ai piedi del Papa e chiedere perdono del suo essere gunteriano. Importa poco rilevare qui che la chiusa di Togliatti, prima della nota di ringraziamento di Luca, che è una chiusa meravigliosa, Togliatti chiude il suo articolo dicendo: anche in convento, in realtà in monastero, in quei tempestosi decenni del secolo XIX, il diavolo hegeliano era riuscito a cacciare la sua coda. Dicevo appunto che importa poco rilevare che Togliatti si riferiva forse al fatto che Hegel era la bestia nera di Günther e che, come ha mostrato Giacomo Martina, il caso Pappa Lettere non si limitava certamente al problema della sua vicinanza a Günther. Piuttosto lo scambio erudito intorno a Pappa Lettere e tra Togliatti e De Luca è significativo per il suo essere un punto di contatto fra uomini di pensiero, a dimostrazione che le cose sono molto più complesse di una rappresentazione costruita intorno a una linea, la solita linea Spaventa, De Sanctis, Labriola e Gramsci, è una specie di fortino assediato costruito contro De Sanctis con i sacchi di sabbia dell'erudizione. Che cos'altro era se non la ricerca di punti di contatto che si possono rilevare con l'opera di altri uomini di pensiero, il passaggio della lettera di De Luca del 4 giugno 52, con il quale, inviandogli l'introduzione del primo numero del suo archivio della storia della pietà, l'abbiamo già sentito, Don Giuseppe ricordava a Togliatti l'augurio che anche il Partito Comunista Italiano si dotasse di un archivio della redenzione sociale. Erano auguri formulati negli anni 50. 10 anni più tardi, i riferimenti alle ricerche avrebbero lasciato spazio a toni più alti,
più ampi, come quello rivolto all'augurio a tutto ciò che è umano, contenuto in un biglietto del 3 gennaio 61, e a piani d'azione più dettagliati, nei quali anche la forma ha la sua importanza. Come nel celebre appunto di De Luca, forse posteriore al 22 novembre 1961, che contiene l'altrettanto celebre punto, nell'ottantesimo del Papa, farsi vivi. Abbiamo sentito il contesto in cui questo farsi vivi, o meglio, che cosa questo farsi vivi aveva prodotto. Dicevo dunque che avrebbe provocato il telegramma di auguri di Khrushchev a Papa Giovanni, inserito in un contesto che dovrebbe suonare ormai familiare. Intorno a questo, nell'ottantesimo del Papa farsi vivi, ci sono altri quattro punti che riguardano solo l'erudizione di fatto. Cioè, Togliatti e De Luca scrive questo appunto e scrive: che cosa fanno le grandi biblioteche e università russe sugli stessi argomenti? Le mie edizioni, come tramite privato, no, ma potrei forse avviare con l'edizione della Biblioteca Vaticana un primo discorso, un dialogo fra Mosca e Vaticano di carattere unicamente scientifico. E poi l'ultimo punto che dà l'idea anche qui, come effettivamente parliamo di cose che ci sembrano veramente lontanissime, a parlare nella televisione di certi temi di pura erudizione, non letteratura, non scienza, non poesia, ma erudizione. Io sono pronto. Esattamente, sì. Telegrammi dunque, ma anche e soprattutto organizzazione della cultura ed erudizione alla televisione. In altri termini, la filologia municipale, sulla quale De Luca scherzava nel suo ultimo biglietto a Togliatti, a segnare il passo di un dialogo che sarebbe certamente continuato e che si interruppe solo con la morte di Don Giuseppe. Come tutti sappiamo, De Luca morì il 19 marzo 62, una settimana dopo il biglietto a cui ho appena fatto cenno. Nei mesi successivi possiamo pensare che le due principali case editrici cattoliche degli anni 60, case editrici che appunto, come ho già detto, una di De Luca e l'altra che doveva moltissimo a De Luca, cioè l'edizione di storia e letteratura, la Morcelliana, collaborassero alla realizzazione di un volume di ricordi e testimonianze che avrebbe dovuto comparire in coincidenza con il primo anniversario della morte di Don Giuseppe. Il 28 febbraio 63 Togliatti indirizzò alla sorella di Don Giuseppe, Nuccia De Luca, il testo che dà il titolo al convegno di oggi. A maggio, lo stampatore a cui le edizioni di storia e letteratura si erano ripetutamente affidate, la romana Abete, terminò per Morcelliana il volume più volte evocato, con la cura di Mario Picchi. Il testo di Togliatti fu pubblicato senza varianti. Lo stesso testo apparve un mese più tardi nel settimanale Rinascita, e questo è il punto importante, con un corredo iconografico spunto da tutte le successive riedizioni, che è molto significativo per tutto quanto detto finora. Il corredo era stato in qualche modo preannunciato da un brevissimo testo incluso nei ricordi e testimonianze. Questo testo si intitolava Il mio amico più vero di Giacomo Manzù. Non so se esista, o meglio, non ho ancora trovato la prova documentale di un rapporto tra Togliatti e Manzù tra il settembre e il giugno 1963, intorno a questa scelta. Ma è certo che la decisione delle immagini da riprodurre in Rinascita sia stata autorizzata dallo stesso Manzù. Il ricordo di Togliatti fu stampato da Rinascita su una pagina, a riquadro di due particolari di studio di quella che sarebbe diventata l'opera più importante di Manzù, La porta della morte. Nel registro superiore fu riprodotto un dettaglio di basso rilievo con figure. In quello inferiore la scena della morte di Papa Giovanni, che era avvenuta solo 10 giorni prima, il 6 giugno 1963. In entrambi i dettagli sembra di scorgere il volto di Don Giuseppe De Luca, ma c'è di più. La scena della morte ha sullo sfondo un'iscrizione incisa nella fusione, un'iscrizione molto nota che rinvia parole che Don Giuseppe conosceva molto bene. Preferì la giustizia, questo è il titolo dell'iscrizione, in latino ma la traduco, e ebbi noto di iniquità, perciò muoio in esilio. Sono le ultime parole che Papa Gregorio VII avrebbe pronunciato in punto di morte nel 1085, in esilio a Salerno, e furono scelte da Togliatti per due ragioni che mi appaiono molto precise. La prima, più ovvia, è celebrare Papa Giovanni XXIII, e non è necessario spiegare quale sia stato il legame che univa Papa Roncalli a De Luca, e direttamente, evidentemente, e indirettamente Roncalli a Togliatti. La seconda ragione è meno ovvia e investe il significato morale dell'erudizione secondo la definizione che ne aveva dato Dionisotti. Dalla testimonianza stessa di Togliatti sappiamo che durante il loro ultimo incontro la discussione cadde per un attimo su questi famosi trattati antimanichei di Agostino. L'argomento fu rapidamente abbandonato, ma forse la recente lettura di uno di essi, che è un trattato molto famoso degli studiosi, che si intitola Contra Secundinum Manicheum, tornò alla mente di Togliatti quando si trattò di celebrare il suo amico, con le parole forse di Gregorio VII e certamente di Agostino.
Perché cosa aveva scritto Agostino in questo trattato? Un passaggio che è un passaggio decisivo. Forse è colpa del sole che quello preferì la sua luce, tanto da usare di anteporla alla luce della giustizia, e volendo ricevere con più abbondanza nella casa del corpo la luce della vista carnale, chiusa la porta del cuore e gli occhi della sua mente alla luce della giustizia. La fonte comune di Agostino e di Gregorio era un passaggio di un salmo, molto famoso anche questo, reinterpretata e riecheggiata da Don Giuseppe De Luca e da Togliatti. A riprova, almeno pare a me, che esistono citazioni erudite che non creano una barriera, ma che portano invece a comprendersi meglio e che creano una condizione, un animo tali che consentono di guardare assieme, lontano, a quelle che appunto Togliatti chiamava le mete comuni. E anche questo, mi pare, ha significato dar prova di un acuto senso della realtà. Grazie.